La prima questione è il contesto politico che stiamo attraversando e sta attraversando il nostro paese, soprattutto con la campagna elettorale che si sta svolgendo anche nei nostri territori e nei nostri comuni. Il riferimento anche agli attacchi fascisti che sono avvenuti in comuni come Modena, come Forlì, dove si è messo in discussione alcuni elementi e alcuni valori per noi fondamentali e rinunciabili. Sono stigmatizzati anche da un documento che noi approveremo oggi e che testimoniano la volontà della nostra organizzazione, dei pensionati, di essere ancora una volta in prima fila per battere questi atteggiamenti fascisti e che mettono in discussione il valore della nostra Costituzione. Gli altri elementi sono quelli del programma di lavoro che parte dall'esigenza di un ruolo sempre più forte della nostra organizzazione, ma anche un'organizzazione che è più vicina ai problemi delle persone, ai problemi dei pensionati. Stiamo parlando dei temi che riguardano le pensioni, che riguardano la sanità, che riguardano il sociale, che riguardano i trasporti, quegli elementi di qualità che hanno costituito il modo di vivere nella nostra regione e nei nostri comuni. A Sassuolo abbiamo fatto un punto d'ascolto dove la gente può venire lì e a dire le proprie cose che possono anche non essere inerenti solo al sindacato e sanno che c'è qualcuno che li ascolta sempre. Noi gli garantiamo una presenza quasi giornaliera, tornando a parlare proprio alla base come all'inizio della fondazione del nostro sindacato, dobbiamo tornare a parlare con le persone. Siamo vicini a circa 700 iscritti. Abbiamo scoperto che a livello nazionale su 100 iscritti il 35% provengono dagli ex autonomi. Sono stati iscritti alla CNA, alla LAPAM, Confcommercio, eccetera, eccetera. Gente che avevano bisogno di tornare, tra virgolette, nel gregge della CGIL e si trovano bene. Io ho messo a frutto questa esperienza nazionale lavorando sul territorio. Noi arriviamo al 45%. Gli ex autonomi possono essere un bacino da cui recuperare degli iscritti, perché noi siamo in grado di dargli quei servizi che le loro associazioni non sono in grado di fare, perché sono orientate principalmente a seguire gli attivi, cioè quelli che fanno l'IVA, la partita IVA, le fatture o cose di questo. I pensionati per loro sono una palla al piede, non sono organizzati quanto la CGIL che lo è da una vita. Senza conoscenza non c'è integrazione, senza scambi ognuno rimane prigioniero molte volte dei propri pregiudizi. L'Istituto ha attivato un progetto già dall'anno scorso chiamato Migranti per l'accoglienza dei giovani migranti ospitati nelle sedi di Modena e Bologna. Si è cercato di unire diverse generazioni, i pensionati che si raccolgono intorno al sindacato pensionati della CGIL, gli studenti del liceo e i giovani migranti ospitati appunto a Modena.
Un anno fa si è fatta una visita in città sui luoghi culturali di Modena per far vedere come queste città abbiano avuto esperienze con popoli e migranti di varie epoche e in vari momenti storici, e di allargare questo tipo di iniziativa anche a Bologna, vista poi la presenza del Vescovo Zuppi che, come noto, è molto attento e segue queste vicende da vicino. Anche grazie alla presenza di un giovane sacerdote modenese, ex studente del Liceo Muratori, Don Mattia Ferrari, attualmente alla ribalta delle cronache per la sua partecipazione sulla nave Marionio dell'impresa mediterranea. I giovani delle nostre scuole sono molto attenti e interessati, seguono anche le modalità con cui noi proponiamo questi incontri, che ovviamente presentano degli aspetti di difficoltà, però hanno fame di cultura, hanno fame di conoscere i luoghi, le città in cui si trovano a vivere. In realtà c'è molta accoglienza, c'è più di quanto appare. Questi ultimi anni hanno visto Bologna in particolare e l'Emilia Romagna come una regione molto attenta a coloro che arrivavano nel nostro paese. Poi c'è anche molta paura. C'è paura, c'è forse anche l'impressione di un problema non gestito. In realtà è più gestito di come appare, certamente c'è ancora molto da fare e soprattutto c'è da dare sicurezza, che è un problema complicato, un cambiamento d'epoca, come ripete spesso Papa Francesco, quindi ovviamente con tante difficoltà che dobbiamo però gestire di più, ma è un problema che riguarda tutta l'Europa e su questo anche c'è ancora molto da fare, perché l'Europa sia unita e solidale all'interno e solidale verso i tanti che cercano un futuro nel nostro continente.